got kids on the way. And I'll be damned if I'm gonna raise them in a world run by these Nazi assholes. With the power of thunder. Negli anni 30 fui costretto ad arruolarmi. L'addestramento era infernale, ma c'era una cosa che mi spingeva ad andare avanti. La mia Henrietta. Uguale a Ginny? Lei era tutto per me. Mi faceva sentire importante, indispensabile. Volevamo persino sposarci quando avessi finito il servizio militare. Quel giorno non arrivò mai. Non tornai mai a casa e non ebbi più notizie di Henrietta. Sai cosa devi fare? Cerca solo di tornare. Ci sono un sacco di cose di cui dobbiamo parlare. Sì, sì, mi piacerebbe. E stai attento, ok? Là sotto sarà intrappolato con mezzo esercito tedesco. Che bello. È qui che ti sbagli, Ginny. Non sarò io intrappolato con loro. Sono loro a essere intrappolati con noi. Intrappolati con me. Ovviamente. Il mio miglior amico era un nazista. Avevo una figlia. Beh, il generale Schwarz stava per distruggere un pezzo d'America. E dovevo fermarlo. Avrei ucciso ogni nazista che avesse cercato di impedirmelo. Ah, siamo già con una... Ero tornato in America solo da qualche giorno. Il mio migliore amico era un nazista e avevo una figlia segreta. Non sapevo cosa provare. Cosa provare? Sentimenti contrastanti, sicuramente. Allora... siamo sbucati in una situazione già altamente pericolosa. E questo non mi piace particolarmente, ma immagino che si possa fare solo fino a un tot a riguardo. Ah, 22 metri di là e 25. Wir müssen noch mal nachsehen. Könnte immer jemand später kommen. Der General macht uns einen Kopf kürzer, wenn ein Gast abgewiesen wird. Wir sind mitten im Ozean. Wir sollten uns wohl keine Gedanken um verspätete Gäste machen. So will es der General aber, okay? Was abbiamo qui? Setzen wir uns einfach hier hin. Mappa. Un attimo, e questi hanno finito di parlare, potrebbero star per arrivare qua. Molto pericoloso. No? Dietro? Lì c'era altro, non so cosa, ma c'era altro. Ah, sono rimasti così, ragazzi. E qui ovviamente quando voglio sporgermi su un fianco è sempre molto complicato. Era bello essere su una barca piena di nazisti da sbudellare. E non mi hanno sentito, lì c'è qualcuno con una torcia, però. Porca miseria. Ah, diavolo. Mi sono perso qualcun altro, però. Aia. È sempre così, eh? Ci fosse mai una volta che le cose vanno tranquille. Ho detto che sono loro essere intrappolati con me, ma... diavolo. Dovrei aver imparato la lezione, invece no. Sì, sì, questo l'ho capito ormai come funziona, grazie. Che motivo presuppongono che uno gioca in questi episodi a distanza di anni, non tutti insieme? Ok. Ad ogni modo, sì, l'ho capito, cosa devo fare per farti togliere? Grazie, gentilissimo. Comunque qui non c'era molta resistenza. I due comandanti erano anche piuttosto vicini, gentilmente. E ci servono un sacco di munizioni, quindi... granate. Piatto ricco. Piatto molto ricco. E in realtà... pistola. Ora abbiamo molti più colpi. Ma una cosa è rimasta costante. Sprecare colpi di pistola. Quello è proprio... ci sarebbe stata una qualche opzione qua. Non era un passaggio, era semplicemente un passaggio segreto. Ok,
Ups. No. Com'era per fare cose? No, non saprò mai cos'era. No, sì, lo posso scoprire cos'era. Armi sulla shockhammer. Ok, rimbalzo sempre, quindi? Ok. In qualche modo è stato messo un rimbalzo grazie a una mod applicata esternamente all'arma, che per me è fantascienza, ma in qualche modo evidentemente funziona. Altra cosa che non capisco bene, perché stia mantenendo quest'arma fuori. Vediamo di caricare il tutto. Invito del generale Schwarz. Stimato ospite, siete stato personalmente invitato dal generale Wolfgang Schwarz a partecipare alla soirée della nostra generazione. Siete uno dei pochi prescelti che potranno assistere all'alba di una nuova era di superiorità tedesca. Sarete testimone della più grande meraviglia della storia dell'umanità. Vi preghiamo di unirvi a noi ad Anchorage, in Alaska, dove potrete partecipare a una visita guidata della moderna struttura militare situata nella meravigliosa terra selvaggia dell'Alaska. Un po' ripetitivo. Vi preghiamo di portare con voi la vostra migliore uniforme militare. Saremo onorati della vostra partecipazione. Questa è la famosa festa che siamo venuti a interrompere. E da questo punto di vista si può dire che abbiamo iniziato con il piede giusto, sicuramente. Ora, abbiamo riso e scherzato. Immagino si debba proseguire di là. Possiamo anche saltare da quell'altro lato. Lì c'è un'ascia. Ah, di là. Oh, diavolo. Era tutt'altro rispetto a quello che volevo fare. Allora, noi sappiamo sì sempre di poterci elevare e quant'altro, ma... Si può salire su questo affare? No. Risposta negativa. Ecco, qui, perché io non possa sentirci, è davvero un mistero. Ma intanto si aggiunge a una miriade di altri misteri riguardo la struttura di questo posto. No, grazie. Proprio miseramente fallito. Ok, allora immagino dover ripartire da... dov'è che stavo facendo cose? Di là. Questo riesco a saltarlo, però. Fantastico. C'era qualcosa qua sotto? No, c'era un pezzo di armatura. Anzi, corazza. Facciamo da qua. Ok. Oh, dai. Ridicolo. Grazie. Mamma mia, che fatica. Ok, ci dovremmo stare, immagino. Esaminiamo i post di Clive Cross. La spia. A generale Wolfgang Schwarz. Da il gufo. Lui era il famoso gufo. Ha senso. Finalmente posso scrivere una dannata lettera senza usare quell'insopportabile codifica. Sai, è stato quel vecchio bastardo a insegnarmela. In ogni caso, abbiamo catturato Wilkins e sua figlia e siamo pronti a inviarli direttamente a voi. Quindi già sapevano che fosse mia figlia. Dovremo inabilitare il bersaglio in modo significativo. O potrebbe fuggire. L'ho visto fare di peggio, con molto meno. Sono lieto di aver concluso questa decennale caccia all'uomo e sono pronto a tornare a Berlino. Confido che terrai fede alla tua parte dell'accordo. Ne parleremo tra qualche ora. Cross. Dava del tu al generale Schwarz. Interessantemente. Cosa molto, molto, molto atipica per una spia. Cioè, è comunque un generale dell'esercito nazista. Ok. Se così deve essere. Vediamo un attimo di pistola con il silenziatore che non utilizziamo mai. Giù! Ho fatto un paio di lisci per ammazzarti, ma quel che conta è il risultato finale. Forse avrei dovuto evitare di ucciderlo per capire meglio se fosse sicuro o meno, ma tanto ormai è stato sdoganato il fatto che si dia per assodato che non si venga scoperti. Tocca soltanto capire quando. Stavo dicendo che mi sembrava di non averti preso. Sei dentro. Cristo santo.
Esci dalla mia testa! Oddio! Una radio portatile. Ma quanto sei vecchio? Fare? Ma tu salerno. Pensavo servisse a non farmi entrare l'acqua nelle orecchie. Lennis sott'acqua? Vabbè. E siamo sopravvissuti. Ho trovato una piantina della base. Se continui sempre dritto, incontrerai il grosso delle forze nemiche. Mi sembra perfetto. Ho proprio voglia di fare a pezzi qualche... È un'idiozia. Vicino a te ci sono degli accessi di manutenzione. Li puoi evitare. Entra lì dentro. Oh. Li possiamo evitare? Ma perché mai? Era surreale ricevere ordini da mia figlia. Ma aveva ragione. Avevo una missione da compiere. Non ero qui a uccidere nazisti per sport. Anche se è un bellissimo sport, eh? Su quello... Siamo d'accordo. Possiamo saltare fino a là. No, mi ha bloccato senza perché. Ok, succedono cose strane. Molto strane. Ma noi abbiamo una mappa, volendo. E non ci dice assolutamente nulla. Fantastico, utilissimo questa mappa. E abbiamo un'altra ascia, ma dovremmo già essere al massimo. Esatto. Niente. Si può continuare a salire, ma temo che saliremo in una situazione comunque abbastanza complicata. Es ist ja nicht so, dass ich die an mir hasse, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Die Welt sehen, Terroristen töten, den Traum leben. Stell dich in die Ecke eines U-Boots und starr 12 Stunden die Wand an, während deine Freunde ein... Nota dell'ufficiale Neuer. Noia. Mi dispiace di aver dovuto disdire la nostra partita a carte, ma il generale mi sta spiancando con le sue richieste ridicole. Ieri mi ha svegliato nel bel mezzo della notte perché voleva andare a caccia. L'abbiamo portato in mezzo alla natura e dopo un'ora ha dato fuori di matto perché gli abbiamo indicato alcuni animali. Voleva andare a caccia di Untermenschen, pensava che ne avessimo da parte qualcuno. La scorsa settimana ha preteso che eliminassimo tutti quelli presenti nel territorio e ora questo. Le sue feste sono fantastiche, ma tutto ciò è ridicolo. Non vedo l'ora che questo mese finisca. Quando se ne andrà, terremo una festa tutta per noi, se non ci ammazzerà di lavoro prima. Chiaro. Ora accucciamoci un attimo. E siamo pronti al peggio. Che qualcosa di brutto sta per succedere. Echt jetzt? Ich könnte ein bisschen Aktivität gebrauchen. Wenigstens können wir mit dem übrigen Champagner unsere eigene Feier veranstalten. Oder nicht. Wenn der General rausfindet, dass auch nur eine Flasche fehlt, selbst wenn die in den Müll sollte, zerreißt er uns in die Luft. Toll. Jetzt wünsche ich mir auch, dass ein Terrorist hier wäre. Laggiù c'è un altro. Ok. Si stava accorgendo di qualcosa? E... Oddio, c'è un uomo là dietro. Ok, è andata male. C'era qualcuno sopra. È andata male. E mori. Maledetto. Perché non muore? Perché non muore? Non ho idea di dove sia quell'altro. Non ho idea dove sia l'altro generale. Ok, stiamo correndo in tutta tranquillità. Un po' di vita, grazie. Non muori. Qua sotto? No! Lui è cattivo! Lo sapevo! Ok. Questo non sta risolvendo il nostro problema nell'immediato, però. Forse di qua? Ah, non mi pare. Maledizione. 19? No, di qua ci stiamo allontanando. Qui sotto! Oh! Salve! Direi che l'abbiamo trovato.
sento altri rumori. Appunto. Salve. Ancora più? No, decisamente no. Qualcun altro ancora vivo però c'è. Tocca capire dove. Datemi tutta l'armatura possibile, grazie. E questa è pane. Accetto, non ne stiamo molto utilizzando effettivamente. E esaminiamo. All'incompetente comandante Schrempf, da generale Wolfgang Schwarz, sono stato informato che molti dei miei ospiti più importanti hanno rifiutato l'invito e mi stavo chiedendo perché. È forse perché i suoi uomini hanno mancato di spedire i miei inviti? O perché hanno infangato la reputazione del Reich con la loro mediocre gestione di questa ignobile base costruita nel mezzo del nulla? Gli ospiti non hanno mai rifiutato il mio invito e lo fanno ora, nel più grande momento della storia del Reich? Mi aspetto delle scuse formali entro la fine della settimana. Dopodiché deciderò cosa fare di lei. Quindi non è che gli stava dando molte alternative. Ok. Cosa avevamo detto riguardo al combattere? Di farlo velocemente? Non avevo scelta. Non volevo combattere, giuro. Sul serio? È stato grandioso. Esatto. Da lì puoi raggiungere direttamente gli alloggi. Cerca di non fare troppo rumore, ok, capitano? Certo. Solo 5 munizioni adesso. Puoi chiamarmi... Va? Sì. Ci penserò su. Immagino sia un pizzico complicato, soprattutto quando si è figli di un genitore maniaco dell'omicidio dei nazisti, ma secondo me se non ci fossero i nazisti troveremmo qualcun altro da voler massacrare. Non so perché ho questa sensazione. Cosa di nascosto qua dietro? Non mi pare. Continuiamo a salire. Sai cosa dovrei fare? Dammi un giro di carica tutto per essere sicuro. Quest'arma la uso troppo poco, chiaramente, ma mi scordo di averla. Sarà che mi fa sentire poco l'impatto con i nazisti. Qualcosa di segreto qua dietro? Nope. Peccato. Ancora due comandanti, interessantemente. Pensi. Salve, capitano. Qui è Schwarz. Pensavo si fossero già occupati di te, ma suppongo che il gufo abbia dimostrato la sua inettitudine. La tua tomba sarà questa stanza. Niente può fermare il lancio del Sonnengewehr. Uomo a terra, chi? Stai zitto. Tu non hai visto niente. Ok. Tutto tranquilli, non avete sentito nulla. Ho detto che non avete sentito nulla. Ok. Dov'è? È andato lungo. È andato lungo. Eccolo qua. Ops, era un colpo a vuoto. Ok. Pure qua pensavo che sarebbe stato molto più complicato, ma hanno avuto la gentilezza di volerceli mettere tutti molto vicini, quindi bene così, anzi. Dateci un po' roba. Perduto delle asce in giro, quello è sicuro. La partita era quasi finita. I pezzi sono davvero resistenti. Fantastico. Mi pare che ci siamo. Ora l'accetta, ha senso di prenderla, fantastico. E... fatto bene a tornare sui miei passi.
Beh, è l'arma che utilizziamo di meno, ma ciò non di meno. Ciò non di meno è stato un bene potenziarla. Sempre il netto comandante Shrimp dal generale Wolfgang Schwarz. Pensava forse che le mie papille gustative fossero insensibili? Che le mie narici fossero tappate? Che i miei occhi non vedessero quell'orrenda presentazione? Come può aver pensato che quella sbobba potesse essere un antipasto degno della mia celebrazione? Io pretendo solo piatti di qualità eccelsa. Dovrà rispondere di questo errore, comandante, o lascerà la mia festa passando dai tuppi e siluri. Io se fossi l'inetto comandante Shrimp, penserei molto velocemente a un'alternativa alla vita nazista. Anche perché altrimenti la soluzione è farsi ammazzare, il che non mi pare ottimale. Oddio, poi comunque essere nazista vuol dire essere un mio avversario, ergo cambia poco, ma parlando così sui generis, no, per i massimi sistemi. Però dovremmo avere più o meno tutte le munizioni che ci servono. E... Noto dell'ufficiale Bach. H. Non spargere la voce, ma ho sentito delle cose sulla festa del generale e su cosa faremo. A quanto pare abbiamo un affare gigantesco che fluttua nello spazio e, senti questa, può attaccare qualsiasi punto del pianeta. E non solo attaccare, ma annientare, come una bomba atomica che possiamo sganciare senza alcun avvertimento, polverizzando qualsiasi bersaglio. Tieni la bocca chiusa. Se questa cosa è così formidabile come ho sentito, capisco perché il generale voglia tenerla segreta fino alla sua grande festa. Sai quanto è esigente con i suoi antipasti? Pensa a cosa farebbe se scoprisse che la gente parla del suo giocattolo dietro le sue spalle. C. Ok, abbiamo un problema. Non dovevo lanciare quell'ascia. Ok. Abbiamo un problema. Comunque stiamo cercando di intervenire. Avevo rinunciato a una vita normale. Pensavo di morire combattendo. Forse volevo proprio quello, suicidarmi contro i nazisti. Ma ora abbiamo una figlia. Ma ora che c'era Ginny, avevo di nuovo qualcosa per cui combattere. È un problema. Per cui vivere. È un problema. Ci dovremmo far andare bene, pardon. Schwarz era vicino. Il mio viaggio stava per concludersi. Stavo per fermare il Sonnengewehr. Sonnengewehr. E quelli. Cannone del sole. E noi siamo arrivati da qua, giusto? Quindi la cosa più normale era salire qua. C'era un percorso facile qua, ok. Questo immagino fosse il percorso facile. Piuttosto intricato, ma troppo? No, ok, fermi tutti. Di qua. Quasi sempre ferme queste ventole. Non ci deve essere una grande variazione. Heute findet das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte des Deutschen Reiches statt. Sie wurden persönlich ausgewählt, um Zeugen des Starts der größten jemals von Menschen gebauten Waffe zu werden. Heute starten wir das Sonnengewehr. Sono nell'altra stanza, queste sono le cucine. Nach Jahrzehnten der Forschung werden wir mit dem von unseren Wissenschaftlern entwickelten Sonnengewehr von jedem Ort der Erde aus Terroristen eliminieren können. Wir sind außerdem hier, um den Tod des Terroristen Butzemann zu feiern. Nach dem Start werden wir Ihnen seinen Leichnam präsentieren. Danach übergeben wir ihn dem Ozean, wo sich der Bodensatz der Meere an ihm verköstigen wird. Non è una bella situazione di qua. Also, verehrte Gäste, genießen Sie Ihr Festmahl. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum ersten Tag einer glorreichen neuen Ära. Esiste un modo forse per non essere troppo aggressive ora? Sarebbe bello. Ma non mi pare che sia così semplice. Proviamo. Ad essere aggressive ovviamente, ma... Godetevi il banchetto, gentiluomini, perché sarà l'ultimo. Ist das Gerald Wilkins? Ok. Sie sollten doch tot sein! Alle Mann, erledigen Sie ihn!
La festa è finita, Schwarz. Perché non rendi le cose più semplici a entrambi e non vieni a farti decapitare? Sei uno scarafaggio, okay. Wilkins. Sei un rumore del passato. Non rovinerai questo grande giorno. Così si dice, eh? Attenzione. Ok, bombetta ci sta bene. Aia. Pensavo che dovesse morire in teoria in questo momento. Non ho altre bombe, sì. Ok, no, l'ho tirata male. Tirata lunga. Ok, siamo armati. Io ho visto che stavi là. An alle! Zur Brücke, sofort! Ich brauche Hilfe! È ora di uccidere il figlio di puttana. Non avrei saputo dirlo mere? Dirlo mere? Ecco, avrei saputo dirlo meglio. È finita, decisamente. Spazio. Allontanati dai comandi. Finita, Herr Wilkins. Non sai chi sono. Nessuno può fermare la mia grande missione. Vedremo. Sparami e tiro questa leva, azionando il cannone del sole. Getta le armi se non vuoi che la tua adorata figlia sia il primo bersaglio. E anche l'ultimo in caso. Guarda, hai vinto, Schwarz. Vecchio idiota. Niente può fermare il Sonnengewehr. Merda, no! È stato un grosso errore, idiota. Cosa? Che succede? Papà, rispondi. Ci è voluto un po', ma sono riuscita a disattivare tutte le antenne satellitari. Grande, Ginny. Non credo che riescano a comunicare con lo spazio. Fantastico. Vuoi dire che non può azionare il cannone del sole? E che posso farlo a pezzi? Sì. Spediscilo all'inferno. Oh, con piacere. Sarà fatto. Spara! Dannazione! Ehi là. Capitano! È stato tutto un malinteso. Possiamo trovare una soluzione, no? Mm-hmm. Dimmi qualcos'altro. Non serve ricorrere alla violenza, giusto? Giusto. Questa non è violenza, è morte naturale. Requisisci il sottomarino. Ok, vediamo un po' cosa ci stava qua prima di requisire il sottomarino. Giusto per... curiosità. Qualche altro documento? Qualcosa da leggere di interessante? Dell'oro? Che la mia sete di vendetta è stata momentaneamente saziata, quindi... era interessante farsi un giro, ma... niente di fondamentale. Davvero una bella espressione, caro. Me la ricorderò. Papà, ce l'hai fatta! Bentornato. Sì, sì, missione compiuta. Anche tu te la sei cavata bene. È stata fantastica. Siamo andati alla grande. Sai, papà, siamo proprio una bella squadra. Pensi di avere le forze per un'ultima battaglia? Sì, siamo una bella squadra. E non sono pronto ad appendere al chiodo gli stivali. Il cannone del sole è ancora lassù. Il nostro lavoro non è finito. Toccherà buttarlo giù. E quindi, signore e signori, questo era probabilmente l'ultimo capitolo del DLC. Abbiamo fatto il trio assieme, diciamo, nel nostro episodio 0. E tutte e tre. Ci sarà qualcos'altro? Qualcosa in più? Al momento non è annunciato. Potrebbe esserci. Staremo a vedere. Ad ogni modo, per ora, da Wolfenstein 2, questo è tutto. Nota a margine, ho odiato i bug di questo gioco. Gioco stupendo, ma troppi bug. Troppi.
A presto, ragazzi. Su un altro video qui sul canale. Presto ce ne saranno svariati anche con la mia compagna Alessandra. Ci sarà da divertirci.